Bentornati sul canale amici, benvenuti ad un nuovo video. Sono tornata dall'oltretomba, non del tutto ancora, una parte di me è ancora mini zombie, però devo dire sto decisamente meglio. Di cosa parliamo oggi? Ma in realtà non lo so, perché sto discutendo su Vinted per un acquisto di una console che ho effettuato qualche giorno fa. Ci sono delle incongruenze, vediamo come va a finire, perché sembra che il mio rapporto con Vinted non abbia intenzione di migliorare, o almeno le cose che vendo io tutto a posto, perché sono una maniaca della precisione dell'imballo, ma quando tento di acquistare qualcosa, bene o male, va sempre a finire male, non si capisce. Siamo in una realtà così, siamo in una società di falsità, di inganni, dove le persone non riescono a essere sincere su nulla, dove le persone devono sempre trovare un profitto da qualsiasi situazione, e quindi qui possiamo anche ritornare a parlare del mondo Pokémon, perché oramai lo sappiamo, è stato speculato l'impossibile. E quindi oggi parliamo di Pokémon e del destino del mondo Pokémon, perché a quanto pare destino a Paldea, o qual è il destino delle carte Pokémon? Forse sarebbe più utile affrontare questo argomento, perché devo dire che nell'ultimo anno c'è stato un down. Perché c'è stato un down? Ma perché sostanzialmente si è speculato all'impossibile da parte di tutti, da parte di chi produce e vende carte, da parte di chi ha iniziato ad acquistare per rivendere, o addirittura per scalperare più che per rivendere, perché siamo a dei livelli che oramai hanno perso il controllo. In ogni caso l'interesse è decisamente calato, sicuramente nell'ultimo anno è iniziato a calare già dopo il 25esimo anniversario, ma adesso secondo me siamo arrivati un po' al minimo storico. Siamo arrivati un po' in una fase non come è stata quella degli anni che io chiamo bui, tra il 2010 più o meno e il 2015, dove non ricordo neanche più di aver visto bustine di carte Pokémon in giro, o meglio, le bustine c'erano ma non le prendevo in considerazione. Io ho ricominciato a collezionare nel 2016. Dal 2016 al 2019 sono stati gli anni d'oro, era veramente divertente, le espansioni erano stupende, si riusciva a collezionare, si riusciva a scambiare, si pullava. E poi, come detto e come saprete, diciamo che con Scarlatto e Violetto c'è stato il tracollo dal mio punto di vista. Io stessa ho iniziato a non collezionare più Master Set, o meglio, ho deciso di scegliere di collezionare solo alcuni set. Per che motivo? Ma semplicemente perché non mi interessa. Scelta personale, chiaramente, ognuno conosce il suo budget, ognuno ha le possibilità che ha e decide quanto dedicare come spesa a questo hobby. Io personalmente non desidero che mi diventi una spesa eccessiva, voglio che sia una spesa minima, anche perché, parliamoci chiaro, parliamo solo del 751, ho aperto più di 200 bustine, fatevi i conti. Se io penso che con 450 euro ho comprato una PlayStation 5 e ci posso giocare anni, perché la PlayStation 4 mi è durata anni e è ancora funzionante, beh, con le carte più di tanto, sì, bello inserirle nelle collezioni, continuerò a collezionare, però sicuramente non desidero che sia una spesa eccessiva. Poi c'è anche da dire che voglio portare anche un messaggio educativo, perché la maggior parte delle persone, parliamoci chiaro, della nostra società, non si può permettere di acquistare le carte per poter completare le collezioni e fare tutti i master set. Questa è la realtà, e questo è anche un po' uno dei motivi che ha portato al down, anche perché i set sono diventati sempre più enormi come numero di carte. I pool, sì, magari qualcuno dice si pulla bene, sì, però per completare una collezione quante bustine dobbiamo aprire? Cioè, voglio dire, parliamo solo del 751, sì, ok, posso andare su Car Market e comprarmi tutte le carte che mi mancano, ho capito, non ho intenzione di spendere 400-500 euro di carte, proprio non esiste. Finché la collezione è un faccio la collezione, compro i prodotti e poi mi rivendo le doppie, mi va bene, viceversa non mi va più bene, penso che sia così anche per la maggior parte di voi. Quindi, per concludere, dove volevo arrivare con tutto questo discorso? Scusate, sono un po' logorroica perché sono stata a casa isolata per giorni, quindi parlavo con i muri oramai, ma volevo arrivare al fatto che siamo arrivati a destino a Paldea, che sarà
una collezione che non ho intenzione di fare come master set, comprerò sicuramente qualche prodotto. Se vi interessa, sono già disponibili i prodotti in prevendita, li trovate come sempre sul sito Bergen Club, codice sconto per uomini in nerd. Io che cosa comprerò del destino a Paldea? Ma sicuramente le TV, molto carino, di Mimikyu, uno da collezione e sicuramente uno da aprire, magari ne prendo anche un paio. E penso le teens, quelle che hanno la carta promo shiny, una è di Charizard, le altre due non ricordo, comunque le teens con quattro bustine, dove non pullerò come sempre nulla, già me la tiro. E poi non lo so, ho visto collezioni premium, mini teens, collezioni con adesivi, ma vi dico anche no. Perché anche no? Perché secondo me siamo arrivati alla follia, cioè 140 carte shiny, premesso che ho aperto un box di shiny treasure X, ne aprirò un altro penso domani, vediamo che cosa trovo, però non mi piace la shinatura, non so come dire, insomma non mi piace come hanno fatto lo sfondo shiny con queste stelline, boh, non sono di mio gradimento. Ci sono quindi 140 carte shiny, più non ricordo quante ultra shiny, insomma. Ma quante bustine uno deve aprire per fare sta collezione? A me è bastato Destino Splendente, dove ho acquistato l'impossibile perché lì ero nel pieno del delirio. Non ricordo quanti TB, ma più di 20 mi pare, forse anche di più. Ho completato la collezione, ho dovuto comunque alla fine cercare carte shiny che mi mancavano e acquistarle, quindi una spesa assurda, è vero che è tanto rivenduto, però quanto si è svalutata quella collezione, perché Destino Sfuggente era una cosa, è stata spettacolare, è stata la prima. Vi mostrerò prossimamente la mia collezione completa, è una collezione che secondo me resta spettacolare e a cui sono affezionata moltissimo. Destino Splendente già, non lo so, troppe carte, qui ancora di più, quindi considerate 170-180 ultra rare, adesso non so esattamente, sparo una cifra perché non mi sono più di tanto documentata, ma quante bustine uno deve aprire? 1000? 2000? Cioè no, vabbè. Costeranno poco le carte probabilmente perché ce ne saranno tante in giro, però io vi dico, io non farò il master set, non sono interessata, non mi ispira più di tanto, fatemi sapere che cosa farete voi, aprirò sicuramente sul canale, qualcosa collezionerò, però per il momento si va avanti così. Quello che posso dire come conclusione è che sicuramente questo è il momento, se avete il coraggio, di acquistare le carte Pokémon, perché adesso tutti vendono presi dal panico, molte carte non costano più nulla, però io sono sicura che fra qualche anno, è chiaro non nell'immediato perché come sempre molti acquistano e vogliono vendere domani, ma se voi vi tenete lì le collezioni e aspettate un 5-10 anni, sicuramente fra 5-10 anni le carte dei set attuali avranno il loro valore e il loro perché, almeno le carte quelle più ricercate. È stato così anche per le altre espansioni, perché se ci pensate, sì, è vero che sono passati 20 anni e sono le carte storiche, però insomma ci sono carte dei set dell'epoca degli anni 2000 che hanno un valore inestimabile, io alcune le ho, devo dire che hanno il loro fascino, ma perché comunque hanno il loro fascino, cioè per quanto adesso si producano carte con artwork incredibili, disegni incredibili, sicuramente la filigrana della carta, le immagini sono spettacolari, però le carte dell'epoca quanto erano spettacolari considerando che hanno più di 20 anni, 23, 24 oramai. Inoltre, cosa c'è da dire? Io spero che si torni un po' dopo questa fase di down a una realtà Pokémon come era una volta, cioè con set più ristretti, quindi con un minore numero di carte, set proponibili per tutti, erano spettacolari set da 95, 100, 120 carte, ecco, mi piacerebbe che si tornasse a quella realtà, basta con tutte queste carte gold, shiny, ultra rare, secret rare, illustration rare, bah, secondo me si è esagerato. Vanno benissimo i disegni standard, qualche rarità, e sarebbe eccezionale se si tornasse a set di piccole dimensioni, perché come sempre io sono per la condivisione e per me è divertente quando tutti possono completare i set e tutti possono fare le collezioni. Sarebbe troppo entusiasmante poter tornare tutti a collezionare, a confrontarsi e riuscire finalmente ad avere dei set completi. Bene, mi sono un po' dilungata. La fase logorroica penso durerà ancora qualche giorno, quindi direi che a questo punto vi saluto perché non vorrei mi andasse via di nuovo la voce. Auguro a tutti una buonissima giornata e serata H24 e ci vediamo presto con qualche sbustamento. Domani penso che tornerò ad aprire un 751, devo andare avanti con la collezione, Shiny Treasure X, insomma qualche prodotto sicuramente aprirò. Un abbraccione a tutti voi.